Lo studio è una forma musicale generalmente breve che ha un preciso scopo didattico, cioè quella di focalizzare l'attenzione su un dato aspetto su cui l'esecutore o lo studente de deve lavorare e che possibilmente deve risolvere. Nel corso dell'Ottocento, però, i grandi autori hanno coltivato la forma dello studio fino ad elevarla a vera e propria opera d'arte autonoma, slegata quindi dall'ambito puramente didattico. Fra questi autori, sicuramente uno dei primi è stato Franz Liszt, il pianista ungherese famoso in tutta Europa per la sua strabiliante tecnica. Liszt compose una serie nutrita di studi che mettevano in risalto soprattutto l'aspetto tecnico, virtuosistico, tant'è che meritarono l'appellativo di studi trascendentali. Fra questi ne emerge uno più sereno, più intimo e più cantabile, uno studio che nell'orecchio riesce a suggerirci l'idea di un sospiro. Al pianoforte, Alex Morandini.